siete mai chiesti perché fra tante regioni l'Italia ne annovera una al plurale? Scopriamolo insieme. Le Marche, l'unica regione multipla, perché è simbolo di uniche singolarità non cumulabili. Armonia di territori, panorami e paesaggi difficilmente replicabili. Appennini, colline, mare, città e paesi, borghi e piccole comunità per una miscellanea di storie e folklore riconoscibili anche dai sapori delle nostre tavole. Da qui la spinta di A tavola da Daniela a viaggiare gustando fra i colori delle Marche. La scelta è quella di partire dall'inconfondibile per giungere alle scoperte, per cui pronti dal promontorio del Conero verso quel gomito che i greci nominarono Ancon per godere visite imperdibili. San Ciriaco, il Duomo di Ancona, la cattedrale della città dorica, dedicata al vescovo patrono della città, eretto nel Medioevo sul Colle Guasco, antica acropoli. Il Monumento del Passetto, di forma circolare, realizzato interamente in pietra d'Istria, commemora i caduti nella Prima Guerra Mondiale. Fu inaugurato nel 1930 su disegno di Guido Cirilli. Ha una forte influenza del periodo che si viveva a quei tempi, il fascismo. Al centro si trova un piccolo altare. Nel fastigio sono riportati i versi del grande poeta italiano nato a pochi chilometri da qui, a Recanati, Giacomo Leopardi. Nel cuore della città, il porto antico di Ancona, un golfo naturale che già nel XIII secolo a.C. era crocevia di scambi commerciali con la Grecia. L'imperatore Traiano, nel II secolo d.C., fece eseguire importanti opere marittime e scelse lo scalo anconetano come luogo di partenza per le guerre contro i Daci. In onore dell'imperatore, il Senato anconetano fece erigere il monumentale arco trionfale che ancora oggi si può ammirare in tutta la sua splendida struttura. A rappresentare che da quel mare così ricco e fluita storia, cultura e sviluppo, si trova nel centro della città, nei pressi di uno degli ingressi principali del porto, il Teatro delle Muse. Il Teatro delle Muse di Ancona è il 13° in Italia per capienza, nonché il più grande teatro delle Marche. L'edificio, in stile neoclassico, è stato inaugurato nel 1827 ed è opera dell'architetto Pietro Ghinelli. Questi gli sguardi meno ciechi su una città che da sola vale almeno 2 giorni di visita per perdersi nella storia, scoprire bellezze gelosamente custodite e poi sedersi ad assaporare un buon piatto di moscioli. Ancona, la città regina delle Marche.